In maglia azzurra, a bordo della sua bici, ha percorso oltre 1000 chilometri per festeggiare il terzo scudetto della sua squadra del cuore, il Napoli. Un viaggio, quello di Pietro Mormile, tifoso azzurro originario di Fratta Minore, iniziato il 7 maggio da Piazza del Duomo a Milano e che si è concluso in Largo Maradona, ai quartieri spagnoli. Il tifoso in bicicletta ha scelto come ultima tappa del suo tour il santuario di Via Dedeo, vero e proprio luogo di culto del Pibe d'Oro. L'iniziativa si unisce a un progetto di beneficenza per l'ospedale Santo Bono. Ascoltiamo Pietro Mormile. L'input per questa iniziativa, quando mi sono reso conto che il Napoli poteva vincere lo scudetto ufficialmente, è stata quella famosa partita di Napoli-Roma sul 2-1 del Napoli, gol del Ciolito Simeone. Lì mi è scattata la scintilla, ho detto questo è l'anno dello scudetto, e quindi abbiniamo sport e beneficenza, che è il mix perfetto per far star bene chi ha più bisogno. Ai quartieri spagnoli, presente Emanuela Capuano, direttore Fondazione Sostegno Ospedale Santo Bono, che ha parlato dell'iniziativa. Pietro Mormile ha fatto questa impresa partendo da Milano e arrivando a Napoli per raccogliere fondi per il nostro progetto di Pet Therapy che stiamo realizzando nel reparto di neurooncologia pediatrica. Ad attendere il biker azzurro anche l'assessore allo sport e alle pari opportunità Emanuela Ferrante e la ciclista Giuliana Buring. Ancora una volta il popolo napoletano si dimostra davvero generoso e si dimostra di abbracciare davvero con amore tutte quelle che sono le iniziative che fanno bene alla città. Napoli è già una città per me molto vicina al mio cuore, ma in questo momento storicamente è un tempo proprio di Napoli.